quando la Mazzocca ha chiesto a IED e ai suoi studenti di lavorare su un progetto che guardasse al futuro del caffè e soprattutto del coffee shop e della coffee experience, ho subito avuto la sensazione che fosse una grande sfida. La sfida che ci chiedeva l'azienda, la Mazzocco, era una sfida molto interessante, molto stimolante fin dall'inizio. Una sfida che si è tramutata un po' in un'avventura da un certo punto di vista. Un'avventura che ha portato i ragazzi, me, i docenti che hanno seguito il progetto in un percorso un po' inaspettato. Ci chiedeva di guardare all'esperienza del coffee shop esterofila e di tradurla, trasferirla nel contesto italiano. Ancora prima di avviare le fasi di analisi e sviluppo del progetto, abbiamo definito con la Mazzocco quelli che sarebbero stati i tre risultati finali, i tre output del progetto, individuati in un book di tendenze di Culanting, dove avremmo messo nero su bianco i risultati della nostra indagine, paesaggio sonoro che raccontava un po' gli stessi risultati attraverso però un'individuazione dei suoni del coffee shop del futuro, ma anche dell'azienda La Mazzocco, e un video parallelo assolutamente al book di tendenze, semplicemente una trasposizione per immagini di quello che stavamo facendo con il book. Il primo incontro è stato quello di Culanting, in cui abbiamo capito come si fa a prevedere una moda, come si fa a prevedere un movimento e quali sono gli strumenti per farlo. Il lavoro del team che si è formato era proprio quello di lavorare tramite un processo progettuale creativo sui punti di riferimento delle persone riguardo al caffè. E poi l'abbiamo indirizzato verso quattro macro temi. Ognuno di noi portava qualcosa di sé, del suo mondo, della sua professione, attraverso tutta una serie di linguaggi, strumenti, interpretava quello che era il mondo del caffè, quelle che erano le informazioni che andava a reperire. Una volta individuati questi scenari, ci siamo chiesti quanto dell'esperienza esterofila, dell'esperienza internazionale di coffee shop potesse essere utilizzato in Italia. La risposta è stata che sarebbe stata un'operazione sbagliata, prendere qualcosa che non ci apparteneva e adattarlo forse un po' troppo forzatamente nel nostro contesto. E quindi non abbiamo parlato più di coffee experience, ma abbiamo iniziato a parlare di rituale. Cioè, volevamo costruire un nuovo approccio, quindi è emerso, diciamo, dai valori che per noi erano importanti questa necessità di creare un nuovo rituale, l'idea del rituale contemporaneo per la Mazzocco. Venivano fuori dei risultati molto interessanti, ancora una volta grazie a quella che era la trasversalità del team. Last tasty of summer wine, grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. La creazione del book è stata molto complessa perché era difficile in qualche modo tradurre tutto quello che avevamo identificato. C'è stato molto dibattito perché visivamente doveva piacere comunque tutti gli integranti, perché era uno degli strumenti che raccontava questo lavoro di 12 persone. Siamo riusciti a trovare un punto di partenza, da lì abbiamo fatto un po' sono state fatte un paio di prove stilistiche, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista fotografico. Le immagini volevano comunicare un'idea di lentezza e di cura legata alla fruizione del caffè. Quando ho scelto situazioni in cui prevalesse il bianco, o comunque situazioni in cui ci sembravano delle ferme immagini di un film, come dire,
una situazione che dura del tempo. Alcune immagini, alcuni moodboard sono state scattate e alla fine abbiamo deciso in maniera molto leggera che dia molto spazio al pensiero e all'immaginazione. Il risultato è stato solitalituro. Ovvero shop, soliloquio, caffè, rituale. Che poi sarebbe una sorta di abracadabra, no? Quindi un po' come una sorta di un po' come svegliarsi dalla vecchia idea del caffè per proiettarsi in questo nuovo mondo. Oggi, se sfoglio il book, vedo il risultato di un lavoro di squadra reale. Siamo stato un gruppo sinergico perché ci sono state ovviamente delle volte in cui abbiamo un po' non discusso ma dibattuto. Insomma, il successo di questo lavoro è stato perché noi siamo stati presi da questa cosa, cioè ci ha appassionato, e per questo siamo riusciti anche a lavorarci per 6 mesi, perché questa è una cosa importante. E ovviamente siamo cambiati, perché tutte le cose che ti prendono e su cui ci lavori per tempo ti cambiano, e quindi sei più curioso riguardo a tutte le cose che la riguardano. Credo che la cosa più bella sia stata questa, aver portato a casa un progetto che ha fatto contenti tutti, che credo che sento di dire dal punto di vista dei risultati, ma che ha partorito un percorso molto forte, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista umano, e questa è un'esperienza che dovrebbe insegnarci che questo è il modo corretto di lavorare e di studiare.